Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Ieri è andato in scena un altro scontro tra Italia Viva e Conte. Italia Viva, capitanata da Renzi, che mette d'accordo i ministri per dire tu parla prima tu, poi parla tu, così lo accerchiamo. Quello che sta facendo non Rossi, ma Renzi. Quello che sta facendo Renzi è ovviamente cercare di fare mobbing presidenziale. Ecco, c'è il mobbing aziendale, qui è il mobbing presidenziale. Ecco, stanno cercando di demoralizzare, di fare in modo che Conte lasci il governo e se ne vada, lasciando spazio a un nuovo presidente del Consiglio. Ovviamente. Stanno pestando i piedi alla persona sbagliata. Ho trovato un meme in internet che non ve lo posso dire, ma si vede qualcuno che passa, schiaccia i piedi a Conte e lui dice: hai pestato i piedi alla sbagliata. Cioè, veramente faceva ridere, non ve la posso dire perché purtroppo non c'è libertà di espressione. Ecco. In televisione sì, voi vedete Del Debbio che dice parolacce, io parolacce non le posso dire, vabbè che non le direi lo stesso, ma non si possono dire. Comunque la verifica che è avvenuta ieri con Leo e Italia Viva, il giorno prima è stata fatta con il PD e i 5 Stelle sul recovery plan e recovery fund, oggi è durata 2 ore di scontro con il Presidente del Consiglio. Un confronto meno nervoso con Leo, perché ovviamente con Leo non c'era niente da dire. Ci sarà una pausa di qualche giorno, poi lunedì arriveranno le proposte dei partiti. L'obiettivo è un via libera del CDM al recovery fund entro l'anno. Quindi entro il 31 di dicembre dovranno riunirsi per mettere la parola fine a questo recovery fund. Renzi vorrebbe, vabbè, lui ha sono altri obiettivi, ma secondo lui bisognerebbe rifare tutto da capo, chiamare il Parlamento. Ma siamo a fine anno. Questo recovery fund deve essere consegnato il 15 di ottobre. Che ci mettiamo col Parlamento a discutere? Sveglia, a quest'ora dopo tutti questi mesi. Ma ve lo potevo fare io il piano, vi mettevo qua col computer, ve lo scrivevo e sicuramente veniva meglio di quello, no? Ecco, altro che il Parlamento, eccetera, eccetera. C'è da svegliarsi, da muoversi, non c'è più da discutere, c'è da mandare il piano. Ormai quel che è, stanno aspettando il piano da 60 giorni. 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre, sono 2 mesi e mezzo quasi che stanno aspettando il piano. Ormai non c'è più tempo, quel che c'è mandatelo, punto e basta. Ma te, Bellanova e Maria Elena Boschi mettono subito in chiaro che il modello di task force ipotizzato da Palazzo Chigi deve essere archiviato. C'è un rimpallo di responsabilità sui tempi. Ettore Rosato rimbalza l'accusa fatta a Italia Viva. La verifica l'abbiamo chiesta da tempo. Guardiamo per la prima volta documenti a cui non avevamo accesso. La Bellanova dice: il tema della governance non è più sul tavolo. Conte è sereno. A noi non interessa che sia sereno il paese, non interessa che sia sereno il paese. Alla gente non interessa se Bonetti o Bellanova si dimettono. Così sarebbe festa grande. Sull'ipotesi avanzata da Dario Franceschini che si torni alle urne in caso di crisi, risponde lei: la minaccia, il ricatto, l'idea di brandire l'arma delle elezioni anticipate è mal utilizzata perché non attiene a nessuno di quelli che ne hanno parlato, ma è un custode che noi rispettiamo, il capo dello Stato. È difficilmente interpretabile. Vabbè, è la Bellanova. Poi inserisce l'arma e dice contundente: dice, nel documento che ci è stato consegnato ci sono solo 9 miliardi di euro sulla sanità. Perché non si riflette sulla possibilità di utilizzare i 37 miliardi di euro del MES? La conclusione della Bellanova è però è apparentemente ottimista: abbiamo fatto un passo avanti. Momento, fermiamoci qua. Lei dice: ci sono solo 9 miliardi destinati alla sanità. Dice: allora dobbiamo prendere quelli del MES. No, magari da 209 miliardi si tolgono, visto che sono stati destinati 74 miliardi al green, al verde, all'economia circolare. Assurdo, assurdo. Con le aziende che falliscono e chiudono, loro pensano a convertire le aziende in verdi. Ma devi prima non farle fallire, no? Però basta prendere da quei 74 miliardi. Cosa ne mancano? Quindi
Facciamo 30, 36 meno 9 fa 27, mancano 27 miliardi, di quei 74 miliardi del green ne togliete 27, rimangono 47 miliardi per il green che mi sembrano anche buttati nel cesso e quegli altri li utilizzate per la sanità. Che cosa caspita c'entra il MES ancora con sto MES? Guardate che questo qui è un paese di pagliacci, questo qui è un paese di buffoni. Il MES non conviene, gli interessi sono più alti dei titoli di Stato nostri da 10 anni, non conviene più. Come cacchio ve lo devo dire? Non conviene il MES, non conviene né economicamente, perché costa di più gli interessi dei titoli di Stato a 10 anni. Andate a guardarvi su Google, cercate tasso di interesse, titoli di Stato decennali e vedrete che il tasso è più basso dello 0,8 che costa il MES. Quindi economicamente non va bene, politicamente non va bene perché fa scappare gli investitori, nessuno l'ha chiesto perché l'ultima spiaggia ha delle clausole vessatorie che possono venire fuori in ogni momento, quindi non va bene né politicamente né economicamente. Spiegateglielo a questi ministri per caso che non sanno neanche, dice, che cos'è l'economia? Economia, sto facendo economia. Provate a chiedergli che qual è la definizione di economia. Non sanno niente, parlano di trattati internazionali. È spaventoso, spaventoso. Ma intanto il lavoro e Leo, vediamo un po'. Meno teso è stato il confronto con Leo. C'è la massima disponibilità a ragionare sulla governance. Leo insiste molto su una riforma del lavoro. Ci servono una legge sulla rappresentanza e ammortizzatori sociali per rendere più stabile il lavoro. Ammortizzatori sociali. Non abbiamo già abbastanza ammortizzatori sociali? Non abbiamo già il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, la cassa integrazione all'infinito, i bonus di qua, i bonus di là? Non è abbastanza. Beh, mamma mia, questi sono comunisti, questi sono Leo e sono di sinistra, chiamateli come volete, ovvio che loro sono per l'Unione Sovietica, no? Tutti uguali, non ci sono più ricchi. No, a parte gli scherzi. Ovviamente questi dicono che lo Stato deve mantenere. Abbiamo già i 5 Stelle che vogliono mantenere gli italiani. Hanno fatto i conti senza l'oste, cioè uno Stato che non ha i soldi. Dai qui miliardi. Insomma, vabbè, Leo dice queste cose, ognuno dice, vabbè, è un partitello dal 2%, 1,5% ovviamente. Restano i contrasti con Italia Viva, come si evince dalle parole di Loredana De Petris sul MES. Dice, la strumentalità delle volte è commovente. Ecco, io sulla commozione vi lascio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.